Dunque, salutando il nostro bimbi perché non va, abbiamo deciso di provare a passare al Magic Bullet. Cacao. Oggi è giornata di cioccolato, quindi ho deciso di fare cacao. Ho pesato 120 grammi di cioccolato e lo vado a tritare. Dando qualche colpetto. Direi insostituibile il bimbi. Proviamo a cambiargli. Urta. La lama. Aspetta, mettiamo quella piatta. Non vorrei aver messo quello che non era il suo. Visto, visto, cominciamo a tirare fuori, se no si scalda troppo e dopo non lo lavoriamo più. Il bubble. È polverizzato, chiaramente, non è il bimbi. Adesso andiamo a recuperare i pezzettini rimasti ancora più grossi. Voi magari avrete un mix un po' più decente di questo. Oh, vi funziona il bimbi? Cioè, questo va benissimo, nel senso è ottimo, non dico nulla. Però, qualità bimbi e questo chiaramente possiamo immaginare. No. Allora, cosa stai facendo te? Vuoi provare a tagliarti? No. Allora, ultima. Ce n'è ancora un pochino. Dunque, abbiamo tritato il nostro cioccolato e l'abbiamo messo da parte. Adesso prendo 200 grammi di zucchero, circa 10 cucchiai. Mi polverizzo con 4 cucchiai, mi passi un cucchiaio di cacao amaro. Uno, due, mamma mia, un po' meno pieni, tre, quattro. Andiamo a fare un bel pssit, vediamo se stavolta viene pulito. Il bello di questo attrezzo è che va a prendere a fontana e porta tutto da centro. Io direi che, considerando che sto usando questo, adesso io mi divido il composto in due brocche, cioè in due bicchierini, così non vado a fare troppa fatica. Ok, perfetto. Quanto cacao. E divido quindi metà cioccolato in uno,
Metà nell'altro. Perfetto, siamo pronti per fare il nostro cocoa. Cacao. Meraviglioso. Tocca a noi. Pronti? Partenza, via. Perfetto. Questo va bene, mica l'altro. Probabilmente è l'altra lama che non vale più molto. Aspettiamo anche la seconda metà. Così è pronto. Con questo tipo di bicchierino proveremo adesso a cambiare contenitore, perché vedo che fa più fatica questo. Vabbè, comunque il risultato finale è proprio questo, esattamente cacao da sciogliere nel latte. Allora andiamo a prendere il nostro barattolo Magic Bullet, è buonissimo per fare preparazioni molto veloci, quindi cotture tipo da 10 secondi, è assolutamente fantastico, non ho niente da dire, perché poi fa trita che prende dal lato e va a portare tutto verso il centro, quindi è proprio una lavorazione abbastanza omogenea dell'impasto. Certo, chiaro, non mettiamolo con frutto con il ginger. Ribadisco, questo non lo provo, chiedete di metterlo a confronto col ginger, se non c'è proprio niente di ginger. Buono. Questo sbattimento è giusto per darmi la mano, è stanco, se mi ha anche ragione, perché non sono lavorazioni. Ah no, ecco perché, guarda, il cacao è andato tutto sotto. Povero, come facevo a lavorare in queste condizioni? Andiamo a liberarlo. Metti pausa, amore mio. Vado. Ok, io l'ho messo dentro il mio barattolo da questo, quanto conterrà, di 300 grammi, quindi meno male andiamo a riempire un barattolino di questi con queste dosi. Andiamo a vedere il nostro cacao, è assolutamente super. Buon latte e cacao. Ciao.